Che a Sant'Angelo in Vado ci sia il tartufo tutto l'anno è ormai cosa nota. Quello che invece molti non sanno è che del prelibato fungo ipogeo ne andavano ghiotti anche gli antichi romani, che con questo tesoro della terra preparavano banchetti luculiani per imperatori e consoli. E per fare un tuffo nel passato di oltre 2000 anni e tornare a quella che fu la Tifernum Mataurense, da 3 anni nell'alta valle del Metauro salgono le truppe dell'impero romano per dare vita alla rievocazione storica Domus Romana, storia d'amore tra mito e realtà, che ovviamente si sviluppa in quello che è il luogo simbolo delle origini romani vadesi, ovvero la Domus del Mito, una Domus gentilizia di oltre 1000 metri quadrati con mosaici perfettamente conservati, che viene considerata il ritrovamento archeologico più importante degli ultimi 50 anni. E sarà proprio qui che dal 14 al 16 giugno si daranno appuntamento romani e greci, rappresentati rispettivamente dalla colonia Iulia Fanestris e dalla compagnia Simma Chiellenon, che allestiranno dei veri e propri accampamenti militari, riproducendo fedelmente lo stile di vita dell'epoca. Si parte venerdì sera alle 20:30 con l'aperitivo in villa e la visita notturna alla Domus del Mito, nel quale si potrà cogliere ogni dettaglio dell'intrigante storia d'amore che si narra essere accaduta proprio in questi luoghi e che fa di Sant'Angelo in Vado una terra benedetta dagli dei, i quali fecero sorgere la Domus Aurea in una sola notte per sublimare l'amore travagliato di due giovani, il nobile Mennennio e la serva Nicia, follemente innamorati ma osteggiati dalla famiglia di lui in quanto di diverso ceto sociale. E mentre all'interno della Domus le guide turistiche racconteranno la storia dell'antica Tifernum Mataurense, all'esterno le due compagnie storiche prepareranno il campo per il sabato, giornata in cui la colonia Iulia Fanestris proporrà didattiche militari e civili dell'Evo Antico, didattiche sulla costruzione di una legione e delle armi antiche e un approfondimento sulla rete stradale e sul loro sviluppo, mentre Simma Chiellenon renderà i dotti sugli sport e i giochi dell'epoca come il tiro con l'arco e su quali tecniche i greci usavano per la cura del corpo. Dalle 18 spazi più piccoli, con giochi ed attività varie che culmineranno con la corsa delle bighette a cura dell'Associazione Genitori di Sant'Orso, con mamma e papà a trainare i figli lungo un percorso stabilito, mentre alle 19:30 spazio al momento più emozionante con la simulazione di battaglia tra legionari romani e opliti greci. Per rifocillare i soldati dopo la battaglia e per far rivivere i fasti delle libagioni, ecco poi la cena con Bacco e Apollo, una serata di festa rigorosamente in abiti romani che proseguirà tutta la notte con musica e balli, mentre la vita da campo riprenderà domenica mattina con gli accampamenti visitabili dalle 10 alle 12, con focus dettagliati sulla marina militare e didattiche sulla flotta militare dell'antica Roma. Un'occasione unica dunque per conoscere la storia di questo borgo, che oltre ad essere tra i più belli del centro Italia, è ricco di cultura e storia, e dove da oltre 2000 anni il re incontrastato resta sempre lui, Sua Maestà il Tartufo.